technology. Cari lettori di Battista 70 Phone, oggi grazie agli amici di King Shop Italia ho la possibilità di presentarvi un prodotto davvero molto ma molto interessante. Stiamo parlando praticamente di un antifurto allarme wireless GSM 3G UMTS con sensore di videochiamata, camera, infrarossi e kit M4G. Il costo è di 219 euro, ma vi assicuro che ne vale la pena. Andiamo ora a vedere il contenuto. Qui abbiamo la nostra videocamera di sorveglianza, che dopo andremo a vedere nello specifico come è composta. Qui abbiamo il nostro bel manuale. Questo è il cavo di alimentazione, dato che ha una batteria a litio, quindi lo possiamo collegare tranquillamente all'alimentazione di rete. Qui poi abbiamo una cosa interessante, scusate. Questo è un sensore da collegare praticamente potete collegarlo alle tapparelle o alle porte o alle finestre, di modo che se vengono aperte sarete avvisati dalla videocamera. Ma il come lo vedremo dopo. Qui abbiamo un telecomando, questo telecomando di attivazione. Qui vabbè, ci sono le batterie ovviamente. E questo è un telecomando per settare le varie funzioni. Quando poi avvierete il prodotto avrete modo di settarlo tramite il telecomando. Comunque la prima attivazione tramite il quale associare il telefono è davvero molto semplice. Qui ovviamente abbiamo un appoggio, diciamo, come vedete possiamo collegarlo alla nostra videocamera. Qui abbiamo un car reader. Perché un car reader? Perché praticamente la nostra videocamera ha un alloggiamento per una micro SD sulla quale verranno registrate foto e video tramite un nostro comando, ma dopo vi spiegherò anche questo. E basta, poi non abbiamo nient'altro, come avete visto abbiamo una dotazione più che completa per praticamente utilizzarlo come vera e propria videocamera di sorveglianza. Una cosa che ci tenevo a dire, e che ci tenevano anche gli amici di King Shop, questo prodotto non è utilizzabile ovviamente, scusate, solo in casa, ma lo potete utilizzare anche ad esempio in auto, lo potete utilizzare come antifurto da auto o per altre operazioni, vabbè che adesso non sto a commentare. Comunque possiamo vedere, qui abbiamo il sensore di movimento, abbiamo la nostra fotocamera da 2 megapixel, scusate, abbiamo il LED degli infrarossi, abbiamo poi il rilevatore di luminosità, qui sopra abbiamo, ora scusate, da questa parte c'è il LED di stato che praticamente lampeggia quando è acceso. Da questa parte, come potete vedere, abbiamo un tasto per il reset, diciamo. Qui, come vi dicevo, l'ingresso per la micro SD, l'ingresso per la SIM. Cosa importante, dovete togliere la deviazione di chiamata, altrimenti non si riesce ad associare, l'ho scoperto, diciamo, a mie spese. Qui ovviamente il tasto per l'avvio e lo spegnimento. Qua sotto abbiamo la sua bella batteria al litio e qui, come avete visto, c'è il foro per l'alloggiamento. Quindi un prodotto molto valido e facile veramente da utilizzare. Vediamo un po' cosa fa questo prodotto. Come vi dicevo, registra foto su SD card con le rilevazioni di movimento anche di notte grazie all'infrarosso. Praticamente per fargli registrare, fargli scattare delle foto o comunque dei video, molto semplice, viene mandato un comando, un SMS dal nostro cellulare. Praticamente cancelletto, record cancelletto 1 per avviare, 1 cancelletto per avviare la registrazione di un video e stessa solfa però con 0 per chiudere la registrazione video. Quindi siete fuori casa, volete vedere che cavolo sta succedendo, mandate il comando tramite SMS, viene fatto. Se fate la videochiamata potete registrare un video durante la videochiamata, però questo dipende dal tipo di cellulare che avete.
Oppure potete fare scattare delle foto tramite un altro comando, comunque poi i comandi li trovate tutti nel manuale e gli dite addirittura quante foto volete scattare. E vi assicuro che non vengono niente male, comunque è una fotocamera da 2 megapixel che ha una buona definizione. Io ho provato a scattare un paio di foto così al volo e non sono niente male. Come vi dicevo, registra anche video. Riceverete delle chiamate o degli SMS, delle videochiamate per segnalarvi se ci sono delle intrusioni, appunto c'è il monitoraggio della vostra casa, potete preimpostare fino a 11 numeri telefonico per l'allarme, potete utilizzarlo come videotelefono per comunicare con chi volete, digitando il numero sul telecomando. Là abbiamo il telecomando, se volete potete fare una videochiamata, tanto il telefono riceve e chiama pure. Potete utilizzarlo appunto con la SIM, come abbiamo visto, senza bisogno della rete fisso, controllarlo da remoto tramite l'invio di SMS, telefonare in viva voce digitando il numero, utilizzarlo come interfono grazie allo speaker, utilizzarlo come di dispositivo di richiesta SOS, utilizzare la tecnologia 3G UCDMA per videochiamate fluide. Inoltre c'è la batteria incorporata che vi avvisa quando c'è assenza di elettricità, quindi lo potete utilizzare con la batteria oppure lo potete lasciare ad esempio. Io consiglio, se dovete lasciarlo collegato tutto il giorno, è meglio che vi affidate all'alimentatore da parete. E comunque vi dicevo, vi avvisa in caso di furto, di apertura delle tapparelle e quant'altro. Ora è inutile che sto qui a farvi vedere come si setta dalla A alla Z, perché la manovra non è molto lunga, però vabbè, sarebbe piuttosto noioso. C'è comunque il catalogo e poi nell'articolo vi allegherò direttamente magari tutte le istruzioni in italiano, così avrete modo di leggerle. Sorpresa, siccome questo prodotto mi è stato gentilmente regalato, abbiamo deciso insieme a King Shop e allo staff di Battista 70 Phone di metterlo in regalo per Natale. Ora stiamo studiando un contest in cui non basterà fare il solito post, ciao, tanti saluti, come siete bravi, come siete belli, che tanto non è vero che siamo tutti brutti, io soprattutto, vabbè, scherziamo, ma vi dovrete cimentare in un qualcosa e sarà premiato chi si sarà maggiormente impegnato, ma anche distinto per l'originalità. Quindi, come si suol dire, stay tuned e nei prossimi giorni ne saprete di più. Io ne approfitto per ringraziare ancora gli amici di King Shop. E vi invito a visitare il loro sito e la loro pagina Facebook di cui poi vi comunicherò il link e vi saluto. Un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone. Ciao! Battisti 70 Phone, the human sensor technology.